Ciao a tutti, io sono Diana di DNA Videoricette per i gruppi sanguigni e ogni mercoledì pubblichiamo una videoricetta nuova, senza glutine e latte e per la dieta dei gruppi sanguigni. Sicuramente anche tu ti sei trovato qualche volta in difficoltà perché non sapevi cosa cucinare per cena. Allora oggi ti propongo tre ricette facilissime e soprattutto economiche che potranno salvarti la cena. La prima ricetta per la mia cena è una frittata alle bietole. Quindi per prima cosa ho sciacquato molto bene le bietole e poi le ho tagliate finemente. Ovviamente puoi scegliere anche altri tipi di ortaggi per questa ricetta. Poi ho messo le bietole in una ciotola e ho unito anche le uova. Ho condito con sale e pepe, ma puoi aggiungere anche altre spezie in base ai tuoi gusti. Alla fine ho mescolato il tutto con una forchetta e ho distribuito il composto in una pirofila rettangolare 23x15 cm ricoperta con carta da forno. Puoi tranquillamente utilizzare anche uno stampo circolare da 20 cm di diametro. Ho infornato la frittata a 180 gradi per circa 20 minuti e una volta cotta l'ho fatta intiepidire e poi l'ho tagliata a quadrotti. Io ho deciso di servirla su un letto di rucola e cipolla conditi con poco olio d'oliva. Per la seconda ricetta ho sbucciato il sedano rapa e l'ho grattugiato sui fori più piccoli della grattugia. L'ho aggiunto in una ciotola e ho unito anche la maionese fatta in casa, che potete fare in pochi passi seguendo la ricetta sul nostro blog. Ho condito con del pepe e ho mescolato il tutto. Ho riposto la mia salsa nel frigo e nel frattempo mi sono occupata della carne. Ho unito in una ciotola le fettine di tacchino e le ho condite con l'olio, sale, succo di limone e aghi di rosmarino. Ho amalgamato il tutto, dopodiché ho cotto le fettine in padella per pochi minuti da entrambi i lati. Una volta pronte, ho servito subito le fettine con uno strato di sedano rapa e maionese. E con una manciata di rucola e un filo d'olio d'oliva. Vi assicuro che rimarrete stupiti da questo connubio di sapori e replicherete più volte questa cena. Per la terza ricetta ho tagliato finemente due finocchi dopo averli puliti e li ho aggiunti in una ciotola. Ho tritato finemente il prezzemolo e ho aggiunto anche il tonno sgocciolato. Ho pulito le uova sode. Dopodiché le ho tagliate a fettine. Alla fine ho condito con dell'olio d'oliva, del sale e del succo di limone. Ho mescolato il tutto e ho servito subito. Questa insalata penso sia una delle mie preferite perché è leggera, completa e si prepara in pochissimo tempo.
Bene, avete visto quanto è facile preparare le cene per la settimana? Bastano pochi ingredienti e un po' di fantasia. Come sempre, se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al nostro canale per non perdervi le prossime ricette che pubblicheremo e fatemi sapere qual è la vostra cena preferita in settimana. Ditecelo qui sotto nei commenti. Vi ricordo anche che tutte le ricette che abbiamo preparato oggi in questo video le potete trovare sul nostro sito www.videoricettepergruppisanguigni.com. Per oggi è tutto, ci vediamo nel prossimo video. Grazie.